Amici di Spazio Games, siamo qui alla Gamescom per parlarvi di Hitman, il nuovo episodio delle avventure dell'agente 47. Siamo stati alla presentazione di Square Enix sperando di poter mettere le mani sul gioco, ma non è stato così. Ci è stato solo mostrato un gameplay commentato dagli sviluppatori, che comunque aveva delle caratteristiche interessanti. Innanzitutto, una delle cose interessanti che ci è stata mostrata è il fatto che, almeno nella missione che abbiamo visto, ci sarà veramente grande libertà di scelta nell'approccio che volete praticamente mettere in atto per arrivare agli obiettivi che dovrete via via uccidere nel corso dell'avventura. In questo caso ci trovavamo in una tenuta parigina dove si stavano svolgendo delle sfilate di moda e una festa, c'erano dei buffet, insomma un ambiente molto molto popoloso. Elemento interessante è proprio il fatto che fosse popoloso, perché erano mostrati su schermo tantissimi personaggi che si muovevano contemporaneamente. Se ricordate in Hitman Blood Money il livello dove dovevate salvare il presidente dall'attacco degli assassini che vagavano con il costume d'Apollo, ecco, ci ha dato un pochino quest'idea, tantissime teste che si muovevano, una vera e propria folla, e tecnicamente il gioco non ha fatto una grinza, quindi speriamo che la cosa venga confermata, perché questo fa ben sperare. Ci ha detto, torniamo all'approccio, ci è piaciuto il fatto che gli sviluppatori hanno cercato di mostrare diverse vie tramite le quali sarà possibile praticamente arrivare al proprio target. Hanno fatto vedere un approccio violento che comunque potete sceglierlo, insomma, però non è esattamente quello che vi gratificherà di più. Molto più interessante invece è il momento in cui l'agente 47 è ricorso ai suoi soliti travestimenti e ha dovuto far lavorare la materia grigia per trovare il modo di introdursi nelle aree riservate della tenuta e così avvicinarsi alla vittima designata. E a proposito di aree private, torna la mappa e ci ha fatto una buona impressione, perché potete vedere immediatamente in basso a sinistra sullo schermo quali sono le aree alle quali non potete accedere, che sono state infatti evidenziate di rosso. In questo modo potete rendervi immediatamente conto, senza far scattare allarmi, allertare guardie, ok, di dove non potete andare, a meno che non troviate un travestimento adatto. È tornata anche la feature che vi permette di nascondere le vostre armi all'interno di oggetti presenti nell'ambientazione. L'esempio mostrato ha visto 47 travestirsi da cameriere e riuscire ad accedere alle cucine della tenuta. Qui che cosa ha fatto? Non potendo raggiungere le stanze dell'obiettivo perché sarebbe stato perquisito e gli sarebbe stata scoperta addosso la sua affidata pistola, 47 l'ha nascosta nel cesto di cibo che poi gli altri del servizio hanno consegnato al nostro obiettivo nella sua camera. Quindi lì il trucco diveniva solo riuscire a raggiungere la camera, perché non avevamo più armi addosso. Quindi ci sono sempre queste feature molto interessanti che vi fanno lavorare col cervello, e dalla demo, insomma, che hanno mostrato gli sviluppatori, il gioco è sembrato molto molto interessante. Soprattutto sembra mantenuta la promessa di ampie ambientazioni che vi consentono di vagare per trovare la soluzione più adatta al vostro stile di gioco. Le impressioni in definitiva quindi sono state positive, siamo rimasti colpiti dal gioco, speriamo che confermi tutte le cose buone viste fino adesso anche nella release finale, che è stata fissata per il mese di dicembre. Rimanete ovviamente sulle nostre pagine per tutte le ulteriori novità in arrivo dalla Gamescom di Colonia.